Siamo in compagnia di Strecuzzo Gattis, noto giornalista sportivo di nicchia, Il Secolo, anche cugino di Francuzzo, e poi di Gino Stripoli, altro giornalista sportivo. Allora, è finita la partita, Sassuolo-Torino, abbiamo vinto per 3-2, è stata una partita davvero tormentata. A salvare le sorti, soprattutto il risultato, è stato un grandissimo, clamoroso, veramente fenomenale Matteo Sereni che ha parato l'imparabile. Gino, un commento a questo match? Beh, una vittoria meritata, anche seppur in mille difficoltà, perché comunque finire la partita in 10 con 8 e più ammoniti è sempre difficoltoso. Però il Torino ha meritato, ha dimostrato veramente carattere. È vero che ha fatto solamente 3 tiri e quei 3 tiri sono finiti in porta e hanno gonfiato la rete, mentre il Sassuolo è stato più organizzato, più vivace, è stato più bravo nel gioco. Però ha ragione sempre chi segna più gol. Il Torino ha segnato più gol e ha avuto ragione, per questo ha meritato questa vittoria. D'altronde Sereni, che è un grande portiere, fa parte degli 11 giocatori. Ha parato l'imparabile, ecco perché ha meritato. Ecco, però ancora una volta, come dicevi tu, sono stati gli 8 gli ammoniti, tra cui la squalifica di Pestrin. Ma sai, ci sono dei giocatori che caratterialmente e tecnicamente sono portati comunque ad essere un pochettino aggressivi, grintosi. Non dimentichiamoci che nel passato Granata ci sono stati altrettanti giocatori come Pestrin, sebbene migliori, che hanno fatto la storia del Toro, come Giorgio Ferrini, come Aldo Agroppi, come Angelo Ceresera, che facevano della grinta comunque portatrice anche talvolta di espulsioni e di ammonizioni. Per cui è chiaro che la differenza tra il passato e il presente di oggi, negli ammoniti sta solamente che spesso Pestrin o altri dell'attuale Toro si fanno ammonire per falli inutili, mentre i grandi che ho citato prima, Ceresera, Ferrini, Agroppi, talvolta si facevano ammonire o espellere, ma per falli utili comunque. E questa è la differenza. Pestrin purtroppo è portato a fare fallo e spesso veramente troppo inutili, potrebbe evitare delle ammonizioni. Oggi per esempio è stato ammonito Gasbarroni. È stato ammonito Gasbarroni perché? Perché è andato a difendere comunque un giocatore che era Rubin a terra. Allora io quello non lo condanno. Perché? Perché è giusto difendere un proprio compagno a terra accerchiato dagli altri giocatori, ma sono il primo io a farlo, una cosa del genere, se fosse possibile. Ecco, quella è una ammonizione utile, perché ci sta a difendere un proprio compagno. E Pestrin invece si è fatto ammonire e quindi poi successivamente espellere per fallo veramente inutile. E la differenza è questa. E poi non si può però imputare all'allenatore, secondo me, il nervosismo. Secondo me è una questione proprio mentale, caratteriale del soggetto stesso. Venga Patrizio, era anche inutile che lei si tenesse sto microfono, comunque venga qua. Lode a chi ha vinto, Forza, sala, che i sorpresa, nostri 75 telespettatori 76. vogliono sentire il tuo commento. Venga qua. Venghino. Allora, abbiamo visto questo match, abbiamo già parlato con Gino, comunque, tu come l'hai visto? Meritava, non meritava? A parte San Sereni che ha veramente salvato le sorti del match. È sempre ha meritato perché ha Scusa fatto. un attimo, quella maglia non la vuole perché l'ha toccata Andrea quando aveva le mani ancora un po' infette, hai capito? Esatto. Appunto, ormai siamo benissimo, grazie. Ritorniamo. Revolgiamo. Sicuramente ha meritato di vincere questa partita perché nel calcio conta sempre fare un gol più degli altri e questo è in sintesi il succo della partita, come numeri. Poi se andiamo ad analizzare la partita nella sua complessità, intesa come sviluppo, intesa come rottura, è chiaro che Sassuolo ha fatto una partita migliore. Poi è chiaro che il portiere del Torino, che si chiama Sereni, ha delle potenzialità enormi e salva in almeno 4-5 circostanze il risultato, è un merito perché è il portiere del Toro. Però è giusto analizzare la partita con grande serenità e dire che Sassuolo ha fatto una grande partita, ma il Toro è stato più bravo nelle situazioni, nelle occasioni che ha avuto a sfruttarle e dall'altra parte non c'era Sereni. Perché siamo così nervosi?
Ma io credo che sia legato un po' da tutto questo campionato, fatto di polemiche, fatto di incontri, di scontri verbali e non, che lega un po' tutto l'ambiente, tifosi, società, giocatori stessi che hanno magari anche un carattere un pochino focoso, ma questo fa un po' parte del gioco, dove c'è un agonismo esasperato dagli eventi negativi che sono risultati non positivi, perché questa squadra all'inizio del campionato era partita con i favori del pronostico e i favori poi sono diventati invece polemiche, e le polemiche non aiutano sicuramente a viverla serenamente la partita. È chiaro che da parte di tutti ci doveva essere un equilibrio diverso nel gestire certi momenti del campionato, dove nel girone d'andata soprattutto la qualità dei singoli facevano ben presagire per un campionato un po' più tranquillo, un po' più sereno. Però non è la qualità che fa la differenza, ma è il gruppo che fa la differenza, gruppo inteso come squadra dentro il campo soprattutto, e purtroppo non è stato così. È vero che nel girone di ritorno poi sono cambiati tanti giocatori, ma il tempo ce n'era per sistemare un pochettino meglio le cose. È la squadra che ha fatto più punti di tutti nel girone di ritorno, e questo è vero, vuol dire che qualche merito ce l'ha. E secondo me il grande merito che ha questa squadra è che agonisticamente ha alzato il livello, purtroppo l'ha alzato in modo esagerato in alcune circostanze. Quindi si prende atto di questa grande voglia di agonistica di portare a casa un risultato che fa parte del gioco del calcio, ma dobbiamo un attimino stemperare se vogliamo arrivare nei play-off con una serenità e un equilibrio diverso per poterla affrontare almeno 11 contro 11 se faremo i play-off contro la squadra che ci toccherà, o le squadre che ci toccheranno, insomma. Senti, ultima domanda importantissima. Ti sta più simpatico Strecuzzo Gattis e ne capisci di più lui di calcio oppure Gino Strippoli? Devo dire che tutti e due sono simpatici. Poi se devo scegliere con chi stare, scelgo sempre col peluche, perché poi peluche è morbido, Gino è un po' ruvido, ma non nei modi. Perché hai provato a toccarlo? No, beh, perché ha la barba, il peluche invece è più morbido, capisci? E questo è, scelgo sempre il peluche. Mi saluti tutti i nostri lettori, telespettatori e anche Patrizio Salamandra. Beh, Patrizio Salamandra è un saluto a me stesso fondamentalmente in parte. Al tuo avatar. No, poi vabbè, il saluto a tutti i tuoi seguaci di Lady Toro, è un piacere perché legano comunque sono legati anche a una persona che sei tu in questo caso, molto, molto simpatica, molto piacevole, sempre sorridente, sempre disponibile anche ad accettare delle battute. Questo fa sì che anche la trasmissione ne benefici. Ne benefici perché poi il calcio va stemperato, con ottimismo o pessimismo che sia, va sempre comunque stemperato.